Vediamo adesso come si ribalta la situazione quando una ragazza ti rifiuta in fase di approccio, quindi che sia un approccio al vivo, di giorno per strada, in discoteca, in una situazione serale per strada. Quindi come si ribalta la situazione quando una ragazza ti rifiuta in approccio? Adesso lo vedremo in realtà tramite due filmati e tre che hanno nascosto. Adesso in realtà uno è solo audio, che sarà il primo che ascolteremo, e che risale al 2016, il secondo invece risale al 2018 e c'è anche il video. Quindi adesso vedremo due filmati e tre che hanno nascosto, uno soltanto audio, e facciamo tutti quanti gli intermezzi poi dopo i vari filmati per spiegarti effettivamente cosa è successo e quindi quali sono i principi per capire come si fa a ribaltare un rifiuto in approccio. Quindi, però quando una ragazza ti rifiuta in approccio, bisogna capire che nel 90% dei casi è perché hai sbagliato tu. Poi c'è un 10% delle volte in cui la ragazza aveva i cazzi suoi, aveva avuto una brutta giornata a lavoro, era di un brutto umore o qualsiasi cosa sia, ok, ci sta, 10% delle volte. Se invece vieni rifiutato il 90% delle volte è un problema enorme, stai sbagliando delle cose, principalmente stai sbagliando diciamo, il modo in cui ti approcci. Vorresti ottenere il numero di telefono di ragazze che non vedono l'ora di uscire con te? Se sì, accedi al videocorso dall'approccio al numero di telefono per soli 49 euro, acquistabile fino al 12 agosto. Dopodiché chiuderà per sempre insieme a tutti i mini videocorsi di approcciala.it. Clicca sul link in descrizione per ottenere l'accesso immediato. Stai sbagliando la parte di calibrazione, quella, diciamo, la parte più grossa che porta le ragazze poi a rifiutarti in fase di apertura, però quando una ragazza ti rifiuta è per colpa tua. Poi si può recuperare delle volte, ma bisognerebbe poi cercare di fare le cose fatte bene fin dall'inizio. Quindi partiamo con la prima registrazione, quindi soltanto audio, che è una registrazione audio del 2016. Excuse me, sorry. Do you speak Italian? Ah, ok, scusa, non volevo spaventarti. Che vista mentre passavi mi sembravi molto carina, quindi ho pensato di fermarti un attimo per parlarti. Oddio, ma sei il decimo. Il decimo? Cioè, sei il decimo in galleria. Veramente? Ma io devo andare Ok, no, nella aspetta un secondo, andiamo. No, voglio capire un attimo. galleria. Andiamo. Cosa? Chi che ti ha già fermato? Il decimo in galleria. Ma oggi o in No, altri giorni? no, no. Ma veramente? Eh? Veramente? Tutti diversi oppure erano sempre la stessa persona? No, non lo so, tutti uguali. Allora, te lo ricorderai un po'. Vabbè, dimmi. Comunque sono Luca. Piacere. Nome un po' particolare, di dove sei? Come origini? Hai questo passo da tipica milanese. Perché tu di dove sei? Io sono metà di Messina e metà di Milano. Farei proprio il passo da milanese. Sai, è proprio di fretta. Quindi Fretta di sicuramente fretta, appunto. o stai andando a lavoro oppure hai tipo la pentola che ti bolle in casa. Peggio. Hai la pentola che ti bolle a lavoro. Dai, aspetta, io ti amo, aspetta. E va bene, io faccio atletica, quindi corro, quindi non c'è problema. Ascolta, tu sei Luca, vero? Sì? Però Cos'è? non Dobbiamo ci andare sei. in giro. Io devo correre, se devo andare via. Dimmi vaffanculo e me ne vado. Non sono stronza. Per caso il tuo colore preferito è il blu? No, perché? La conosci la psicologia dei colori? A seconda del tuo colore preferito è un tipo di personalità diversa. Oh, e se non ho un colore preferito? In genere è quello il primo che ti viene in mente. Pensa a un colore? Adesso ne hai pensato uno Tu perché sicuramente. mi hai detto blu, ho pensato blu. Cazzo, non devo farlo allora. Boh, Allora, perché blu cos'è? il blu è più una personalità, diciamo, gentile, tranquilla. Sensibile, quindi sensibile no, io picchio la gente. Non mi hai detto di che origine è il nome? Metà polacca. E tu di dov'è che sei? Milano. Milano, oppure Milano, Milano, che è? Infatti si vede da come cammini. È proprio quel passo spedito dalla classica milanese, proprio non mi caghi per niente. Milano. Non mi frego per niente. Mi odi, c'è proprio un odio reciproco. Non ti sto parlando dietro. Se basterebbe che tu mi guardassi un attimo e non ci staremmo correndo. Sa saremmo di uno di fianco all'altro. E ok, tanto anche io stavo andando di là, un 5 minuti e poi me ne torno indietro. E non so, dimmi qualcosa di te. Ma perché la gente? Perché quella galleria è maledetta. Scusa, non volevo farti
pensare male della galleria, che adesso non ci passerai mai più. Se vuoi che me ne vado, me ne vado, eh. No, no, vabbè, scusa, c'è tempo da perdere, prego. Sei tempo da perdere. Capisco. Io stavo andando a incontrare un mio amico, però tanto so già che arriva in ritardo, come sempre. Ah, e quindi ho detto abbiamo un attimo di tempo, andiamo a parlare con... E secondo me... Quanti anni hai, solo per curiosità? Secondo te quanti ne ho? 35. E la madonna! Sto scherzando. Ah. Direi 22. E la madonna! È sbagliato di tanto o di poco? Meno. Meno? No, e la madonna, allora si vede che ti trucchi tanto. Ma cosa stai dicendo che trucco tanto? Di solito il trucco fa apparire le più grandi. Hai detto che ne hai di meno di 22? Sì, ne ho 18. 18? Sì. Vai via. Sto aspettando. Non possiamo sposarci, volevo chiederti di sposarmi. Guarda queste battute. Queste battute dal 21esimo secolo proprio mi fanno incazzare. Ah, sinceramente non so che cazzo dire, perché non andiamo per niente d'accordo, vedo. Per caso, per caso, scusa. Il mio è verde. Per caso... È verde. Non mi ricordo. Per caso studi economia? Oh, non mi parlare di economia. Ah, perché io in genere con le ragazze che studiano economia non vado per niente d'accordo. Siccome non sta funzionando... Oh, adesso tutto il giorno economia. Ah, hai studiato economia? Tutto il giorno. Ecco, vedi, spiegato il mistero. Però c'è, sì, faccio una scuola, parlo del liceo, è socio-economico. Vedi perché? C'è sempre la spiegazione sotto. Ma io non lo studio economia, io non lo so l'economia. Oggi vengo bocciata in economia. Ah sì? Sei al liceo? Vado in maturità con 5 in economia. Buono, dai. Parlare... E per caso l'economia è anche magari in seconda prova? È come quando ho fatto io la maturità, che avevo estimo, che vabbè, non saprei che cazzo è, non lo so neanche io comunque cosa è estimo. Cioè avevo in seconda prova, in tutto l'anno non ho preso una sufficienza in estimo. Poi alla fine erano solo 3 le persone che avevano la sufficienza in quella materia, però alla fine ci hanno messo tutti per solidarietà, perché altrimenti avrebbero dovuto bocciare tutti. Però non so, non può funzionare questa cosa. Quindi Magda, il nostro amore. Ma che amore? Ma poi sono fidanzata. Stai mentendo? Sì. Sì? Da quanto state insieme? Da tre anni? Cacchio, sono arrivato tardi. Parlo come una comica. Non è possibile, come fa a sopportarti se studi economia? Beh, anche lui ci viene scritto, però io non studio economia, voglio studiare psicologia. La conosci il test del cubo? No. È un test di psicologia? Dove però cioè dovremmo fare un po' più con più tranquillità, non camminando a 200 all'ora. Ah. Possibilmente anche. Aspetta, forse ho capito, sai. Quella roba del cubo. La materia, i cavalli. C'è anche un cavallo. Sì, che tu devi immaginare. Esatto. Che ti devi immaginare un certo scenario nella tua mente e poi a seconda di quello io in teoria dovrei saperlo interpretare e ti posso descrivere dettagliatamente la tua personalità. Ah no, non lo so. Come non lo sai? Che psicologa sei? Cioè no, non lo so. Ma solo per curiosità, dove stai andando? Perché dovrei anche tornare indietro io. Sinceramente non so dove siamo, però fa niente. Vedi questo buco, questa strada? Uh-huh. Tu vai sempre vabbè, dritto. Sì, ho anche un navigatore, quindi alla se fine... Se tu vai sempre dritto ti trovi in una piazzata che sembra l'antica Roma. Non la conosce nessuno qua a Milano. No, mi piace quando fai così. Non la conosce qua nessuno qua a Milano. Poi devi prendere una stradina che va verso nord e sai in via Torino. Come fai a sapere che è il nord quello? In qualche modo. Hai la bussola. Se tu sei lì pensi nord, boh, sarà là. Sei simpatica, se non fossi stata fidanzata ti avrei chiesto di uscire. Ok, un secondo, un minuto, poi torno indietro. Andiamo! Ma che palle! Calorie, tante calorie. Fai qualche sport? È questo. Camminare? Camminare per andare al lavoro, quindi farai la manager. Chi fa economia poi ambisce a diventare manager. Ma cosa? Non ti so la manager. Cazzo, ne so. Cazzo, vedi? Che cazzo mi dici allora? No, ti prego, le modelle no. I modelli. Modelli? Io sono una modella, scusami. Ah sì? Ah, ah. Non lo sai eh no. Perché?
Perché in genere sono più alte e più stronte. Più alte? E più stronte. Ma non sono più alte. Sì, quanto sei alta? 1,66. Sei bassa. Ma cosa stai dicendo? 1,66 top il massimo. Le modelle sono anche più alte di me. E soprattutto sono più stronze. Ascolta, vanno in giro con i tacchi. Dove sono i tuoi tacchi? Non ce li ho. Che modella sei? Cioè, ti contraddici da sola? Oh no, lo sai che io faccio un lavoro dove si fa dimagrire le persone? Non lo saprai mai. Dimmelo. Non lo saprai mai. Dimmelo. No, ok, un secondo, devo andare. Ho il coso del cubo. Ho il coso del cubo, ok, allora magari ci vediamo un altro giorno. Bene, dopo aver riascoltato anch'io l'interazione, andiamo a capire un attimo come ho fatto a ribaltare questo rifiuto in apertura, perché la ragazza, appena l'ho approcciata, mi ha detto: oddio, ma sei il decimo oggi, quindi è una ragazza molto bella, evidentemente. Poi non so, no, non era il decimo oggi, però a quanto pare era stata approcciata già tante volte, sempre allo stesso punto. E questa è la realtà di una ragazza bella, o anche molto bella, la realtà di praticamente qualsiasi ragazza. Quindi inizialmente mi stava tagliando subito fuori, oltretutto camminava anche molto veloce, infatti l'interazione è stata fatta tutta quanta in camminata molto veloce, magari non te ne sei accorto, anche se era abbastanza intuibile, non è stata fatta fermi l'interazione, a parte l'inizio, l'ho approcciata e si è fermata un attimo, poi però dopo ha ricominciato subito a camminare veloce, c'è stato un momento in cui ci siamo fermati un attimo, mi ha dato un attimo le indicazioni per tornare indietro e che ci siamo fermati e basta. Forse nel momento in cui poi alla fine avevo preso il numero, forse ci eravamo fermati, non mi ricordo. Però di base tutta quanta l'interazione è stata fatta in camminata molto veloce. Quindi come ho fatto a ribaltare questo rifiuto in poi tutto quello che ne è seguito? Perché poi ho tagliato la parte finale dove prendevo il numero, per vari motivi, perché ho preso il numero in un modo che non voglio che poi utilizzino le persone, perché è sbagliato. Cioè il numero l'ho preso lo stesso, però l'ho preso. No, non voglio che poi le persone facciano cose che non sono le cose migliori. Era il 2016, non avevo ancora tanti risultati, però è un'interazione interessante da sentire per capire come si ribalta un rifiuto. Però il numero di telefono l'ho preso lo stesso, ma non nel modo in cui voglio che tu impari a prendere il numero di telefono, cosa che abbiamo visto poi nella lezione precedente riguardo appunto tutte le fasi dall'approccio fino al numero. Quindi lei mi ha detto inizialmente che appunto ero il decimo che l'approcciava. Io lì realmente avevo proprio la curiosità di capire, ma in che senso il decimo, chi sono questi altri, perché siccome ero spesso in giro anche con altra gente che approcciava, volevo capire se magari era qualcuno delle persone che conoscevo io. Quindi io proprio lì avevo una reale curiosità di capire chi erano questi altri 10 che l'avevano approcciata. Quindi, e soprattutto c'è la cosa dell'impassibilità interiore. Ok, l'impassibilità interiore non si può fingere, ok? C'è poi una parte dentro il videocorso dell'approccio a camera da letto che spiega come si raggiunge questa impassibilità interiore. Di base, più esperienze pressanti hai, diciamo, passato, più sviluppi, non so come dire, una stabilità interiore, un'impassibilità interiore che non ti fa, diciamo, accusare il colpo, andare in panico quando la ragazza magari ti butta una frase un po' più bastarda, un po' più stronza, obiezioni o cose varie. Quindi assolutamente bisogna rimanere calmi e impassibili interiormente. Il punto è, non si può fingere questa cosa, bisogna effettivamente arrivare a quel punto in cui effettivamente si è impassibili interiormente. Se effettivamente tu reagisci male perché te la prendi, ti incazzi con lei, è finita dopo 2 secondi, ok? Non è possibile andare a recuperare, ok? Quindi l'altra cosa che ho notato, però appunto l'ho risentita adesso anch'io per andare a segnarmi tutti quanti i punti, che sono appunto il modo in cui ho ribaltato il rifiuto in poi numero di telefono, è il saper dirigere la conversazione, ok? Se, ok, magari passi l'obiezione iniziale, però poi non sai dirigere la conversazione, lasci il silenzio, esiti nella conversazione, non si va da nessuna parte. Quindi abilità di saper dirigere la conversazione, abilità di essere divertente. Ok, c'è una parte in cui lei veramente ride tanto, proprio se poi rimandi dietro il video puoi sentire proprio la risata della ragazza quando tipo le ho detto, non so, mi ha detto che stava andando al lavoro e poi io non mi ricordo esattamente la conversazione, però le ho fatto la battuta che aveva la pentola che le bolleva a lavoro, non mi ricordo effettivamente la battuta, lei lì si è messa a ridere tanto, ok? Quindi il saper far ridere la ragazza, come l'abbiamo visto nella lezione precedente riguardo alle fasi dall'approccio fino al numero di telefono, c'è anche la parte su come essere divertente. Se non porti valore all'interazione, in questo caso tramite il divertimento, capisci che finisce dopo 2 secondi. Anche la parte di intelligenza sociale inizialmente, dove appunto le ho detto scusa non volevo spaventarti, quando approccio una ragazza in camminata molto veloce, ma in realtà di base, come ho detto nella lezione precedente,
Le casistiche in cui una ragazza ti risponde fin da subito benissimissimo sono la minor parte, possono essere anche, non so, il 10, 20, 30%, però la maggior parte delle ragazze avranno reazioni che sono a metà, dove anche se hanno reagito bene, comunque magari sono un pochino imbarazzate, un pochino spaventate e quindi devi calibrare. Quindi la parte di intelligenza sociale è molto molto importante, soprattutto per gestire queste situazioni qua, dove magari ti dà delle obiezioni, devi capire come rispondere al meglio, quindi è assolutamente vitale anche qua l'intelligenza sociale che poi crea nella ragazza attrazione. E quando l'ho detto, cioè quando lei mi ha detto, no, sai, gliel'ho detto io, dove a un certo punto, quando l'ho detto proprio, dimmi vaffanculo e me ne vado. Ok, però io non, se ascolti, cioè non è con un tono arrabbiato dove me l'ero presa. Se dal tono traspare che te la stai prendendo, è finita dopo 2 secondi. Ok, quindi qua sempre il discorso dell'impassibilità interiore. Cioè, un conto è dirle, dimmi un fanculo e me ne vado. Magari anche con il sorriso. E, un conto è dirle, vabbè, ma dimmi un fanculo e me ne vado. E, si sente che con un tono arrabbiato, ok, quindi però il tono non lo puoi fingere. Tu puoi anche provare a fingere il tono. Ma se effettivamente proviene da una situazione dove interiormente stai accusando il colpo, non ci arrivi neanche lì, cioè finisce dopo 3 secondi l'interazione. Poi sempre quando la ragazza mi ha detto lì che le correvo dietro, io l'ho detto, ma non mi sto correndo dietro, cioè basterebbe non mi ricordo che stessimo di fianco e non mi ricordo cosa l'ho detto, però quando lei mi ha detto che mi corri dietro, anche lì si tratta di impassibilità interiore. Se io lì me la prendo, inizio poi magari a pensare, sto facendo qualcosa di sbagliato, me ne inizio a prendere. Lì, come ho detto, è finita dopo 2 secondi, quindi che stai capendo da tutte quante le cose che stiamo dicendo, dall'analisi di questa interazione, che la cosa principale è sviluppare questa impassibilità interiore, ok? Anche la parte, vabbè, qua c'è stato un errore che ho fatto durante l'interazione dove l'ho chiesto dimmi qualcosa di te. A un certo punto, ripeto, erano i miei inizi, ancora non avevo fatto giusto forse qualche appuntamento, ma no, qualche ragazza l'ho baciata ai tempi lì, però ancora non ho portato nessuna ragazza a letto ai tempi di questa registrazione. E ho fatto l'errore di dirle, dimmi qualcosa di te. In quei casi lì, la ragazza non è ancora particolarmente agganciata, non posso fare una domanda di questo tipo, ma che a parte è una domanda che non va fatta mai in nessun caso, neanche quando la ragazza è agganciata. Sei te che devi dirigere la conversazione, non posso dirle dimmi qualcosa di te. Ok, e lì infatti lei ha reagito negativamente, mi ha detto porca puttana, quella galleria maledetta, 8 volte ci passo di lì, porca puttana. Lì, bisogna, importante non prendersela, discorso dell'impassibilità interiore, anche poi dopo le ho ridetto, beh, se vuoi che me ne vado, me ne vado. Però, ripeto, detto con un tono dove non te la stai prendendo, ripeto, se non proviene da una situazione di impassibilità interiore, cioè, l'interazione finisce dopo 2 secondi, ok? Se te la prendi sul personale, se sei arrabbiato con lei, è finita dopo 2 secondi. Poi, sempre per il discorso di impassibilità interiore, che lei mi ha detto, beh, ma se hai tempo da perdere. Appunto, l'ho detto, cammino con te 5 minuti, poi torno indietro, robe di questo tipo. E mi ha detto: se hai tempo da perdere, fai pure. Quindi, anche qua sono tutte frasi che possono far male. Se inizi, ti faranno male queste cose. Ripeto, bisogna arrivare al punto di sviluppare questa impassibilità interiore. Vabbè, poi da lì diciamo era abbastanza stabile l'interazione, giusto è nei primi minuti che ribalti la cosa. Dopo, da lì è stata praticamente tutta quanta una conversazione normale. Dove magari a un certo punto l'avevo presa in giro sul discorso dell'età, sul discorso del trucco, che si truccava tanto, che lei appunto era palesemente giovane, infatti aveva 18 anni, e le avevo detto che se avevo provato a indovinare la sua età, le avevo detto che secondo me ne aveva 35, che chiaramente l'ho sparata altissima, così per, diciamo, come battuta, ok? Quindi la parte di divertimento, alla fine se non sbaglio, tipo l'avevo presa un po' in giro sul discorso dell'altezza, però anche lì, occhio. Cioè, perché è molto facile passare dal prenderla in giro in maniera divertente al insultarla, ok? Se ne insulti, capisci che non funziona la cosa, quindi anche lì bisogna essere, diciamo, oculati nel quello che dici alla ragazza. Anche lì si tratta di sviluppare intelligenza sociale per capire cosa è appropriato e quando non è appropriato. Quindi queste qua sono tutte quante le cose che ho utilizzato, quindi come hai visto principalmente è il discorso dell'impassibilità interiore, intelligenza sociale, saper portare divertimento, sono queste qua le cose principali che sono servite per ribaltare questo rifiuto. Quindi vediamo adesso il secondo filmato, che questo c'è anche il video. Vorresti ottenere il numero di telefono di ragazze che non vedono l'ora di uscire con te? Se sì, accedi al videocorso dall'approccio al numero di telefono per soli 49 euro. Acquistabile fino al 12 agosto. Dopodiché chiuderà per sempre insieme a tutti i mini videocorsi di approcciala.it. Clicca sul link in descrizione per ottenere l'accesso immediato.